Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera e benvenuto Sabino Cassese, giudice della Corte Costituzionale. Buonasera e bentornato Stefano Folli, Buonasera. editorialista del Sole 24 Ore. Professor Cassese, allora, lei eh, si è eh, occupato dello Stato eh, come professore universitario, come ministro e ora come giudice della Corte Costituzionale. Con secondo lei, per aiutare l'Italia a uscire dalle sue eh, difficoltà, in questo momento servono di più i politici o i professori? Beh, tutte e due, politici e professori, non è che si possono fare, non sono due mondi tra loro uh, come dire, non comunicanti. Eh, I politici, perché rappresentano in qualche modo la voce del popolo, i professori, forse perché possono dare dei buoni consigli e rappresentare quell'elemento tecnocratico che c'è in, in ogni struttura sociale. Quindi diciamo che il governo Monti, che viene definito il governo dei professori, il governo del Presidente, in questo momento è eh, quello, che, quello di cui l'Italia ha bisogno. Ma intanto tutti i governi sono governi politici, siamo in un sistema parlamentare, il Parlamento ha espresso la sua fiducia a questo governo, questo governo è un governo pienamente politico anche se le persone fisiche che sono lì non provengono dai ranghi della politica, tuttavia godono della fiducia del Parlamento. È una fiducia molto ampia. Sì, quella più ampia, mh, credo, di, di sempre. Sì, 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 ampissima. Ehm... Senta professor Cassis, lei uh, ha appena uh, scritto e eh, appena uscito nelle librerie il suo libro L'Italia, una società senza Stato, edito uh, dal uh, Mulino. Tra le ragioni della debolezza del nostro Stato lei uh, cita l'instabilità uh, dei governi. Ecco, però possiamo dire che mai come il governo Berlusconi, il governo precedente, abbiamo avuto uh, un, un esecutivo così diciamo, stabile e longevo. E mai come adesso eh, abbiamo, un governo, abbiamo avuto un governo fragile. No? Allora eh, è sicuro che ci sia un rapporto diretto tra la robustezza di un governo e l'efficacia delle sue azioni? Non è l'unica causa della debolezza dello Stato, ma non c'è dubbio che se in 150 anni si sono succeduti 121 governi. Il Paese non ha avuto una continuità di direzione e bisogna calcolare che questi 121 go governi nei 150 anni vanno inclusi i 20 anni dei governi, dei governi Mussolini, insomma, nonché la relativa stabilizzazione dei governi che c'è stata dopo il 1994. Questa non è l'unica causa, ma certamente è una delle concause. Io ne ho identificate otto, diciamo che la mia requisitoria comprende Otto capi d'accusa, per così dire. E che adesso insomma. passeremo in sì. rassegna nel corso della nostra trasmissione. Vorrei eh, prima chiedere a Stefano Folli, oggi la, eh, secondo te la prima eh, urgenza del governo Monti è dare delle risposte efficaci all'Europa, ai politici oppure ai cittadini, all'opinione pubblica? Beh, secondo me il, il governo Monti ha il compito essenziale di restituire credibilità al Paese in Europa, cosa che mi sembra il Presidente del Consiglio ha già cominciato a fare in maniera, in maniera molto efficace. Poi ha l'esigenza di parlare all'opinione pubblica, all'opinione pubblica che ha bisogno di fiducia, cioè Monti è una figura che ispira fiducia, ci deve essere questa capacità di comunicare speranza, fiducia, eh, consenso. E poi più che ai politici direi che deve parlare al Parlamento, e questo governo deve evitare che si crei una sorta di sfasatura tra quello che fa o non fa il Parlamento e quello che avviene invece a livello europeo, dove in Europa si danno delle rassicurazioni, ci si stabilisce un contatto proficuo e poi magari il Parlamento... Il Parlamento è stato abituato a lavorare poco e male durante il governo Berlusconi, con un governo di questo genere, il governo dei professori, deve essere, secondo me, coinvolto nell'opera di risanamento. Beh, è d'accordo, professor Cassese, lei eh, crede che ci sia un maggiore bisogno di eh, comunicare eh, di questo governo, con, soprattutto con l'opinione pubblica, oltre che naturalmente col Parlamento? Bisogna riscoprire il Parlamento in Italia. Proprio riscoprirlo perché, perché la verità, perché come diceva Folli giustamente, il Parlamento è passato quasi in secondo piano. Il fatto che vi sia una sorta di continuum tra la maggioranza dell'elettorato, maggioranza parlamentare, governo e che il governo in qualche modo sia il comitato direttivo della maggioranza parlamentare fa sì che in sostanza il Parlamento in questi anni abbia discusso poco, abbia. Lavorato poco, pensi al sistema degli Stati Uniti. L'uomo più potente del mondo, il Presidente degli Stati Uniti, se vuole che passi una legge, deve fare lobbying con il Parlamento e qualche volta con la sua stessa maggioranza parlamentare. Ecco. Ma, quindi lei eh, sta dicendo che il Presidente del Consiglio nel nostro Paese ha comunque abbastanza poteri e certo. forse ne ha troppi o po pochi il Parlamento? No, sto dicendo che il Presidente del Consiglio come, come dire, capo del Comitato Direttivo della maggioranza parlamentare come è stato definito da illustri costituzionalisti in realtà può passare un testo al Parlamento e dice la sua maggioranza approvala. E la maggioranza l'approva. Il Presidente degli <coughs> Stati Uniti come sappiamo dalla vicenda della riforma sanitaria deve provare a convincere, a far discutere discutere davanti nelle televisioni con, il, con i rappresentanti del popolo, con il paese e così via. Faccio posso... questa domanda a Stefano perché no, abbiamo sentito per anni eh, dire l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi che in realtà lui aveva pochi poteri ed è per questo che non poteva governare eh, in modo appropriato. Io credo che i poteri ci siano e che vadano correttamente esercitati, non c'è dubbio. Io penso che Monti abbia nell'opinione pubblica un grande alleato, eh, però deve come dire, dare un segno forte di capacità di dialogo, di confronto con l'opinione pubblica, deve apparire un uomo determinato, come è stato nelle, nei primi giorni del suo mandato. Eh, è pericoloso dare anche alla società politica l'impressione di una qualche debolezza, di una qualche incertezza. Questo è un rischio molto grande, ecco perché dico che ci vuole anche, come dice anche il professore, un, un rapporto con il Parlamento di grande coinvolgimento, perché l'idea che un governo di questo tipo possa apparire impacciato, incerto su qualche cosa, può essere un granello che può diventare anche una valanga, generare nervosismo, generare diffidenza. Insomma, la situazione è un po' anomala, quindi vari conoscono. Ma anche molto grave, insomma, anche oggi esempio, no, i mercati ecco, finanziari ecco, sono no, ma... eh, in forte fluttuazione, lo spread ad una A me piacerebbe stelle... per esempio che questa partita dei sottosegretari, che dovranno essere anche loro dei tecnici, eccetera, venga chiusa il più presto possibile, per non dare l'impressione che ci sia. Una qualche forma no, di difficoltà, sì. di resistenza nel rapporto con i partiti. Allora, adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché per raccontare quali sono le condizioni di salute eh, dello Stato italiano, eh, come spesso accade, ci viene in aiuto la cronaca. Guardate. L'altro giorno al Tribunale di Velletri, quando è stata letta la sentenza che condannava tre persone per stupro, i giudici e i carabinieri sono stati aggrediti in aula dai familiari degli imputati. Per sottrarsi al pestaggio, i magistrati si sono barricati in una stanza, mentre il pubblico devastava il Tribunale. Questa scena, che non sembra aver turbato più di tanto i nostri opinion maker, sarebbe inimmaginabile in qualsiasi altra città d'Europa e la dice lunga sullo stato di salute di quello che un tempo si sarebbe chiamato senso dello Stato. Da molti anni la crisi e anche l'assenza dello Stato di diritto sono al centro della riflessione del giurista Sabino Cassese, che in questi giorni ha dato alle stampe un libro in cui si chiede appunto se l'Italia sia una società senza Stato. La citazione che apre il libro è di Goethe, che nel 1790 descriveva l'Italia così: Sempre polverose le strade, sempre spennato lo straniero, qualunque cosa faccia, cerchi invano la probità tedesca: in Italia c'è vita e animazione, non ordine e disciplina. Ciascuno pensa solo a sé e diffida degli altri, e i reggitori dello Stato, anche loro, pensano a sé soli. Il fatto che oltre 200 anni dopo la situazione sia sostanzialmente invariata ha poco a che fare con l'antropologia. Cassese si chiede quanto diversa avrebbe potuto essere la vicenda italiana se il nostro Paese avesse avuto fin dal principio una Costituzione efficiente, governi duraturi, leggi che dettano regole e non deroghe, vertici amministrativi selezionati in base al merito e autenticamente imparziali, istituzioni capaci di creare fiducia nello Stato. La storia non si fa con i sé, ma naturalmente si può sempre cominciare. Professor Cassese, da dove si può ricominciare? Ma io innanzitutto comincerei dal creare quella che i francesi chiamano una noblesse d'età, un corpo di alti funzionari che siano scelti in base al merito, che siano capaci di rispondere alla politica, agli indirizzi della politica ma è che siano veramente al governo della macchina e che riescano a portare avanti questa macchina senza quelle oscillazioni che derivano dal fatto che ormai l'alta dirigenza italiana è fatta da un mondo di transeunti, con il sistema cosiddetto delle spoglie, praticamente chi arriva mette persone nuove, le persone vecchie escono di scena. Lei capisce che una macchina deve essere guidata da un guidatore. Il guidatore deve poterla guidare per un po' di tempo, insomma. poi Almeno lo si può se... mandare via se si è rivelato un guidatore disattento, incapace, ma non semplicemente perché c'è stato qualcuno che ha una volontà diversa all'esterno. Ma nel brevissimo tempo, perché creare una scuola per altri funzionari richiede tempi piuttosto lunghi. Nel breve termine, che cos'è che si può fare per restaurare un po' di senso dello Stato? E selezionare una classe selezionare. dirigente all'altezza del compito. Ma una cosa semplice che si potrebbe cominciare a fare è di mettere ordine nel nostro sistema, nel nostro ordine legale che è fatto semplicemente di deroghe. Dove dovrebbero esserci delle regole c'è una somma di deroghe sicché ognuno ha la legge che gli torna più a concia. E questo, come dire, costruire il tessuto normativo... Il tessuto normativo è fatto dalle regole che noi rispettiamo tutti i giorni. Se ogni giorno possiamo scegliere quella che, che ci torna più comoda. E voi capite bene perché? Perché dentro a, alle leggi, invece di esserci dei codici, cioè una legge per tutti, ci sono tante leggi, ognuna delle quali si applica a tutte le categorie interessate. Quindi insomma è questo il, il vero problema perché il professor Cassese lei cita nel suo libro una frase di Giovanni Giolitti eh, quando dice che in Italia quando disse che in Italia le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici quindi è ancora così? Purtroppo sì, purtroppo è una realtà quella costituita dal fatto che il corpo normativo è costituito da una varietà di norme ognuna delle quali nega le altre. E allora se si cominciasse a porre ordine qui è in questo Ma colpa della politica se possiamo diciamo, di determinare delle responsabilità. Anche di una grande disattenzione dei corpi tecnici dello Stato, dell'incapacità degli uffici legislativi, della scarso di coordinamento tra i vari settori dell'amministrazione, della debolezza delle strutture statali che sono alla mercé di eh, categorie, gruppi corporazioni che fanno sentire la loro voce e la loro voce è sempre una voce interessata per forza di cose. Eh, io adesso devo andare in pubblicità, ma subito dopo eh, torneremo con eh, il professor Cassese e Stefano Folli anche perché una delle cose che eh, sostiene il professore è eh, che il numero delle persone che in Italia vive eh, di politica è molto alto, 1.300.000 persone e probabilmente troppo alto subito dopo la pubblicità. Allora professor Cassese, lei eh, scrive che in Italia 1.300.000 persone eh, vivono di eh, politica. Che conseguenze ha tutta questa politica sul funzionamento dello Stato? E domanda successiva, è giustificato allora questo, questo forte senso di antipolitica che si riscontra sempre di più oggi nell'opinione pubblica italiana? Comincio col dire che quella stima non è una stima mia, ma è una stima che è stata fatta da un centro di ricerche e la ritengo molto realistica. Uh, penso che le conseguenze sono molto semplici. Lo Stato invece di essere un grande produttore di regole è un grande datore di lavoro e questo, queste persone che vivono dello Stato, vivono di politica, finiscono per premere sullo Stato e pesare sullo Stato. E' è per questo che lo Stato finisce per costare troppo. E lei cosa pensa di questa antipolitica o cosiddetta antipolitica? che sembra crescere sempre di più nel nostro Paese no? in questo periodo? Ma guardi, c'è una parte buona e una parte cattiva. La parte buona è la richiesta in generale alla politica, alla struttura dello Stato di, di, di vivere con maggiore sobrietà. Ecco, maggiore sobrietà è una richiesta giusta. E dall'altra invece c'è un'antipolitica distruttiva che finisce secondo la tradizione italiana, nel ribellismo e nel rifiuto completa, completo della vita collettiva. La politica è la gestione della vita collettiva. No? E quanto conta eh, l'ingerenza dei partiti politici nelle strutture dello Stato nel, nell'alto livello di corruzione che riscontriamo in Italia? Dai dati che abbiamo, dalle analisi del, che sono state fatte dai giudici, conta molto e bisogna tener conto del fatto che con la moltiplicazione dei corpi politici, giustamente voluta dalla Costituzione e poi realizzata nel 70, cioè con la Costituzione dei consigli regionali, vi è stata una diffusione della politica all'interno della struttura amministrativa. Quella che una volta era una struttura amministrativa che aveva la politica solamente in cima oggi ce l'ha in cima ma anche all'interno del suo corpo. No? E questa diffusione della politica naturalmente ha comportato, per quello che noi sappiamo, delle analisi fatte dai giudici e dalle sentenze che sono state emesse dai giudici, è che questo ha un'influenza, certamente, sulla cattiva gestione fino ad arrivare a dei fenomeni di corruzione. Si potrebbe, si potrebbe dire che il titolo è efficace, è una società senza Stato. Si potrebbe dire che in realtà è una società con uno Stato fin troppo debordante ma totalmente inefficiente. In questo senso lo Stato nega se stesso. Infatti, eh, come dire, la prima cosa da definire è che cosa io intendo per Stato qui. Io intendo uno Stato meno datore di lavoro e più produttore. Di quello che un grande poeta argentino Borges chiamava un severo minimo di governo. Ecco, che trovo che riassuma in due parole quello che dovrebbe essere lo Stato. Posso fare un'osservazione su questa cosa importante sì. che ha detto il professore? Questo dovrebbe essere diciamo, la priorità, veramente numero uno, di, di un governo che oggi, nel 2011, intende eh, governare in una chiave europea l'Italia. Per questo. Occorre, secondo me occorrerebbe una maggioranza politicamente molto forte e, e molto solida. Questo è un governo che ha avuto una grande maggioranza in Parlamento alla fiducia, però è una maggioranza che è un po', po neghittosa, no? ha paura di definirsi tale. Non è una maggioranza... Ma forse bisogna parlare della qualità di una maggioranza politica. I soci di questa maggioranza non sono così determinati a riconoscersi come parte di una maggioranza. Sostengono il governo, però ecco, non entrano dalle porte riservate per andare agli incontri con il Presidente del Consiglio oppure fra di loro, i segretari dei partiti. C'è un elemento. io detto una Ma un non nazionale... a caso scusami, viene chiamata la casta, no? Uh, è una casta o no la classe politica italiana, professor Casseto? Non lo è perché una casta comporta una stabilità e un'esclusione dell'accesso da parte di altri, e secondo me tecnicamente questo non è vero. Eh, quello che dice Folli è, è giusto, però bisogna tener conto che questa è una fase di passaggio no, no, non diversa da quella che io ho vissuto d'altra parte come membro del governo Ciampi nel 1993-94, con la differenza che a quell'epoca il governo era composto di una buona metà di cosiddetti tecnici e di una buona metà di cosiddetti politici. Dico cosiddetti perché, ripeto, ogni governo che abbia la fiducia del Parlamento certo. è un governo politico. Eh, quindi, da questo punto di vista, oggi c'è una forte adesione di tutte le forze politiche intorno ad un progetto provvisorio se la casa brucia tutti i condomini smettono di litigare e decidono di preoccuparsi ah, mi, mi, mi piacerebbe del... vedere una determinazione molto forte da parte del, delle forze politiche che sostengono il governo in Parlamento pari a quella che ha dimostrato il Presidente della Repubblica nel volere tenacemente questo governo come governo di, di salvezza nazionale diciamo di emergenza ecco questa determinazione fra qualche mese faremo un bilancio vedremo se veramente c'è a me piacerebbe avere una classe dirigente, una classe politica che avesse davvero a cuore lo Stato, per tornare al. Al tema del suo libro e eh, il bene del paese. Allora quando eh, si guarda l'Italia come a un paese, veniamo anche descritti così purtroppo, eh, come un paese con una illegalità molto diffusa, una evasione fiscale altissima, un livello di corruzione così eh, capillare. Eh, Cosa c'è che, che non funziona? Anche perché quando per esempio parliamo di evasione fiscale, è una questione che riguarda lo Stato, la classe politica o i singoli cittadini individui? Ma in questo senso si può dire che, un, che, certo, che l, la politica, coloro che sono eletti in qualche modo non considerano un fatto che loro devono governare una macchina. E che se la macchina non la fanno funzionare bene, finiscono anche loro fuori strada, capisci? C'è una sorta di contraddizione in questo, no? Di non rendersi conto dell'importanza di avere una macchina che funzioni. Ma siamo peggiorati secondo lei negli ultimi anni sul fronte della corruzione, dell'evasione fiscale no, o dobbiamo rassegnarci semplicemente a convivere con queste, queste malattie che molti definiscono tipicamente italiane? In quel libro io ho tracciato un disegno di 150 anni in cui c'è un'impressionante continuità. Eh, il fatto che, quelle parole di Goethe degli epigrammi veneziani si ripetano oggi e sembrano il quadro dell'Italia di oggi l'idea di questa continuità. Eh, ma allora siamo senza speranza, professor Cassese, non, non ci faccia affrontare no. No, perché il perché Noi abbiamo avuto dei momenti in cui siamo, ma sono stati episodi, come dire, limitati. Pensi ad esempio? Con quanta capacità un piccolo gruppo di tecnocrati riuscì a far uscire l'Italia dalla crisi che cominciò nel 29-33? Adesso, piccolo... in, che, in che momento siamo? Un economista americano ha definito quella che stiamo vivendo una epidemia sociale. L'epidemia ha il carattere diffusivo e l'aggettivo sociale indica che va al di là dell'economia, che non riguarda addirittura l'economia, ma riguarda le società. Quindi in un certo senso è anche più preoccupante. Però, eh, ripeto, anche se la crisi che cominciò nel 1929 fu una crisi, come dire, molto grave, anche allora l'Italia riuscì a fare un'operazione straordinaria, quello che furono definiti poi salvataggi bancari. Fu una vera e propria riforma dell'intero sistema finanziario industriale italiano e lo fecero pochissime persone, per esempio Beneduce, che era un gran commi del fascismo, ma era stato in realtà un collaboratore di Francesco Saverio Onitti nell'epoca precedente, e con lui persone come, per esempio, Pasquale Saraceno, che come protagonista di questa vicenda poi ha raccontato questa vicenda. Se, se lei dovesse definire la cosa più urgente da fare oggi in Italia, visto che si è aperta comunque una fase nuova che lei ha paragonato a quella dell'inizio degli anni 90, no? con questo governo tecnico, dei professori o come lo vogliamo chiamare. Ritornerei a quello che diceva Folli, fiducia. Fiducia. Sì, fiducia è importante, perché le misure, le misure sono sempre opinabili, sono importanti, ma insomma... Non sempre riescono a realizzare diciamo, i loro risultati in tempi brevi. Invece il capitale umano dato dalla fiducia può cambiare le sorti di un Paese. Proprio perché c'è questo elemento di psicologia sociale in questa crisi, ecco che Monti deve fare quello che fece Ciampi negli anni '90, cioè creare. Un capitale di credibilità e quindi di fiducia, che vuol dire anche maggiore serenità nell'opinione pubblica. Questo è un punto importantissimo. Ecco, professor Cassese, lei prima accennava al fatto che questo governo è comunque un governo politico perché ha ottenuto una maggioranza in Parlamento e anche una larghissima maggioranza. L'unico partito che eh, ha deciso di andare all'opposizione è la Lega, che però ha governato negli ultimi dieci anni per ben otto anni. Ora sta all'opposizione e ha annunciato l'altro giorno. Che ehm, riaprirà il 4 dicembre prossimo il cosiddetto Parlamento padano. Mi incuriosiva sapere da un giurista come lei che, che effetto fa sentir parlare di un Parlamento padano. Preferirei rispondere a questa domanda in un modo molto semplice, citandole il, il titolo del libro che il Presidente della Repubblica ha appena pubblicato, Una è indivisibile. Direi che la risposta è chiarissima. Um, Un'altra cosa a uh, cui lei fa riferimento e che scrive nel suo libro L'Italia è una società senza Stato è che dice che in Italia non è garantito il diritto del lavoro previsto invece dall'articolo 4 della Costituzione. No? Allora, il nostro Paese si trova ormai da qualche anno in una pesante crisi economica, ma il lavoro è un diritto che si può garantire per legge? Ma per la verità, diciamo, innanzitutto la Costituzione l'ha promesso, perché c'è un articolo che dice il diritto al lavoro, non il diritto del lavoro, ma il diritto al lavoro. E quindi forse quando si fa una promessa bisogna mantenerla, no? E in secondo luogo ci sono molti strumenti con cui questo può essere mantenuto. Eh, per esempio, per citare una legislazione che c'è nel nostro ordinamento, anche se a questo, a questo momento ha scarsa applicazione, i cosiddetti lavori socialmente utili promossi dai poteri pubblici. Insomma. Io quindi ritengo che le promesse vadano mantenute, specialmente se sono scritte nella carta costituzionale, e in secondo luogo che vi siano gli strumenti per mantenerle. Ma la concertazione sindacale, di cui molto si discute? No? E... In, soprattutto in questi mesi con il capo della Fiat Marchionne che invece ha detto che è uno strumento obsoleto lei pensa che serva ancora a, non diciamo oltre a, a garantire eh, il posto del lavoro ma a garantire anche una certa pace sociale e, e lo sviluppo, la crescita di un paese? Ma, guardi, la concertazione diciamo che ha prevalso fino a... a pochi giorni fa e, e risponde a un modello che il governo Ciampi di cui io facevo parte, come dire, introdusse in Italia e ci ha assicurato un periodo di tranquillità molto importante. Ritengo che sia importante la negoziazione con le forze sociali perché il corpo politico non è una cosa astratta dalla società, deve gestire una società e un'economia e non può farlo senza ascoltare Tenere presente il punto di vista degli altri, avendo però poi la responsabilità di decidere. Quindi, in quanto tale, la concertazione è un fatto positivo. No, certamente. L'unico rischio da evitare è che si trasformi in, in un potere di veto, cioè ci deve essere appunto la, il momento in cui poi si decide, si ascolta, si cerca di creare consenso intorno alla decisione e poi si decide senza farsi imporre eventuali veti. E l'altro pericolo è, diciamo quello che viene chiamato corporativo e cioè che la concertazione consista nel dare un po' a tutti e poi come dire raggiungere un accordo perché in tutti quanti in qualche modo si sentano soddisfatti. Senta professor Cassese, lei eh, pensa che la Corte Costituzionale tornerà di nuovo a occuparsi di Uh, di scudi uh, per le massime cosiddetti scudi giudiziari per le massime cariche uh, dello Stato Vede, il vantaggio di essere giudici è che non bisogna prendere delle iniziative <ride> cioè, <bis> <ride> e, come dicono gli inglesi le corti sono reactive, non proactive cioè Pre reagiscono <ride> a aggiungono delle domande ai giudici e questi giudicano e non possono non giudicare quando arrivano queste domande. Ma pensa che questo non genere di domande arriveranno di nuovo? Beh, io non sono capace di leggere. Una non sono capace di leggere nella palla di vetro e quindi non posso dire. Se vi saranno delle domande. Senta, a proposito di Corte Costituzionale eh, non le chiedo perché so che non glielo posso chiedere, ma eh, sappiamo che eh, la consulta dovrà eh, decidere entro metà gennaio, no? Sulla, sul, sul, sul referendum sui referendum elettorali. referendum elettorali. tu sei in grado Stefano di fare una previsione? No, no. Eh... So che ci sono opinioni discordanti, lo dico io, eh, non lo dice il professore. Tu non sei in grado di su, fare che una domanda adatta al riguardo? Eh, la domanda adatta è, è difficile <ride> farla, perché l'unica domanda è quella a cui non può rispondere il professore, cioè se lui ritiene questo referendum ammissibile oppure no. Quindi. Io non, non, gli, non penso anche, che la posso anche, fare, credo. Anche no? se io rispondessi, vede, il vantaggio delle corti è che sia in 15. Sì, 15. <ride> Quindi anche se azzardassi una risposta sarebbe fortemente sarebbe molto scorretto, eh, come dire, potrei essere facilmente smentito. Eh, professore, siamo proprio all'ultima domanda, le volevo chiedere: eh, siccome lei è stato l'estensore della sentenza sul cosiddetto legittimo impedimento, è stata. La sentenza mh, per lei più difficile che ha dovuto scrivere? No, ci sono tutte le sentenze sono difficili perché bisogna prendere delle decisioni che riguardano qualche volta la vita o la morte, pensi al caso Englaro, qualche volta conflitti tra eh, regioni e Stato, qualche volta delicate questioni politiche, per esempio le elezioni parlamentari europee. Beh, anche il legittimo non, cioè, impedimento era molto delicato. Tra no? le altre, ma eh, vede il fatto che sia politicamente rilevante la questione non vuol dire che sia giuridicamente la cosa più difficile, infatti è una sentenza che è stata accolta in generale molto positivamente da tutte le parti. Va bene, grazie, grazie professor Cassese, grazie Stefano Folli. Eh, vi ricordo il libro del professor Cassese, L'Italia, una società senza Stato, edito dal Mulino. Adesso do con grande piacere la linea a Maurizio Crozza e al suo Italia Land che riscuote sempre ogni venerdì sera un grandissimo successo. Noi invece ci vediamo lunedì, come sempre, alle 8 e mezzo. Arrivederci e buon fine settimana.